ragazzi, benvenuti a Giochiamo in Rete. Siete pronti a iniziare questo viaggio con noi? Oggi, nella prima puntata, vogliamo costruire con voi dei quotidiafoni. Che parola buffa, vero? Buffa, ma facile da capire. I quotidiafoni sono veri e propri strumenti musicali, costruiti con le cose di tutti i giorni. Gli oggetti quotidiani, insomma. Sì, sono stati inseriti per la prima volta nella didattica musicale dalla professoressa argentina Judith Akoschi. E noi oggi ci faremo spiegare da Max come costruirne qualcuno. Max, benvenuto a Giochiamo in Rete. Grazie ragazze. Ciao a tutti, benvenuti nel laboratorio di suoni, dove impariamo a fare strumenti con quello che abbiamo a casa. Abbiamo bisogno soltanto di un po' di creatività e manualità. Venite con me. Prendiamo due bicchieri di plastica, due cucchiai di riso e lo scotch. Versiamo il riso in uno dei due bicchieri. Assicuriamo con lo scotch da un lato e dall'altro. Attenzione, non si può scappare niente. Se volete, potete assicurarlo ancora con una striscia di scotch intorno. Ecco a voi! Per il prossimo strumento abbiamo bisogno di un bastoncino di 30 cm, chiodi viti metalli, preferibilmente di misura media e grande, e filo. Tagliamo fili di 60 cm. Leghiamo un oggetto di metallo ad ogni estremità dei fili, così da avere due metalli per filo. Alla fine avvolgeremo un filo alla volta attorno al bastoncino, distanziando di 2 cm l'uno dall'altro. Potete tagliare i fili in eccesso. Ecco a voi, Chimes Bell! Per fare il tamburino, prendiamo un palloncino, una lattina senza coperchio, uno spiedino di legno e un zucchero. Prendiamo il palloncino e lo tagliamo giusto dove comincia il collo. Tendiamo il palloncino fino a fargli coprire l'estremità vuota del barattolo, facendolo aderire bene ai bordi. Però ci manca la bacchetta. Prendiamo lo spiedino e incastriamo il sughero nella punta. Ecco voi, il nostro tamburino! Per finire, prendiamo un vecchio bastone o un manico di scopa in legno che non usiamo più. Aiutandoci con il righello, tracciamo due segni a distanza di 20 cm l'uno dall'altro, facendo attenzione ad eliminare le parti più rovinate. Per finire,
chiediamo ad un adulto responsabile di tagliare con la sega lungo i segni che abbiamo tracciato. Ecco a voi il nostro ultimo strumento. Avete visto? È stato facile! Hai ragione, Mega! E con quanti oggetti quotidiani si possono costruire strumenti musicali? Potete provare ad inventarne anche altri. Non c'è limite alla fantasia. Come non ha limiti la musica che possiamo fare insieme. Guardate come sta bene ciò che abbiamo imparato con questa canzone. Scegliete voi il quotidiafono da suonare e fate come Max! Noi ci vediamo nella prossima puntata e ricordatevi, io resto in rete.